Vermi napoletani. Ma perché che ci sono vermi napoletani pure? Ragazzi, perdonatemi un attimo, l'introduzione che sta per arrivare era stata registrata purtroppo su due camere, ma una è andata persa, quindi l'audio non è perfettissimo, quindi perdonateci, continuo a vedere il video perché sarà molto interessante. E ciao ragazzi, allora io sono qui con Domenico perché in questa giornata, che adesso vi metterò le immagini, in questa grande escursione dove è stata una giornata stupenda, è successo di tutto veramente, abbiamo fatto di tutto, vero Domenico, che abbiamo fatto di tutto, io ho conosciuto questa personcina qua, questo bambino qua insieme al suo fratellino che è dall'altra parte adesso, ma anche lui poi farà parte di questo progetto. Vi voglio parlare, è abbastanza concreto secondo me, perché io ho scoperto che Domenico ha una grande passione per la pesca, ma non una passione, come dire, sì i bambini hanno la passione, ma poi no, proprio una passione coltivata, infatti guardate dove ci troviamo, dove lui conosce esattamente tutti i tipi di tecnica della pesca. Quel giorno lì, ma poi più avanti nel video vi metterò il seguito di quello che è successo quel giorno lì mi ha stupito proprio perché mi ha spiegato, effettivamente io ignorante della materia, mi ha spiegato che cosa voleva, che come si facesse un determinato tipo di pesca con il momento giusto, insomma sono rimasto veramente meravigliato. Voglio portare avanti questo progetto che si chiamerà, abbiamo detto, pesca e allenamento, perché Domenico adesso inizierà anche ad allenarsi. È vero Domenico? Sì. Che questo è il motivo per cui ci troviamo qui insieme oggi. Sì. Quindi sono venuto a raggiungerlo qui a casa sua, dove effettivamente vogliamo iniziare questo progetto. Ancora non è chiara bene l'idea di quello che vogliamo fare, ma io più o meno ho buttato giù una bozza già di questo progetto e speriamo di portarlo bene avanti. Allora, quel giorno Domenico mi parlava di queste tipologie di pesca, di come si pesca, di quando si pesca, cosa ci vuole per la pesca, che sembrerebbe così fatto, butti l'amo, ma non è esattamente così, tipo come oggi, vero Domenico? Mi dicevi che il mare è perfetto per? Per pescare le secche. Per pescare, perché è perfetto per pescare le secche? Perché c'è il mare calmo, c'è acqua limpida e c'è anche sabbia e pietra, perciò il mare è proprio ideale. È proprio ideale, ecco, per esempio. Quindi ragazzi, io volevo chiudere qua questo nostro piccolissimo incontro, breve incontro. Vi lascio al seguito di quella giornata, di quello che è successo, così Domenico che vi anticiperà di come si può pescare effettivamente, di quali sono le tipologie di pesca, alcune almeno me ne ha spiegate quel giorno, sì, è vero? Sì, Domenica. Sì. Ce ne sono molte altre. Domenico, non Domenica, mi dicono da quella parte, giusto? Che ce ne sono tante altre, allora vi lascio a questo video. Perché è Domenica, non siamo Domenica. No, non siamo a Domenica, no, non siamo. Quindi, quello che è successo Domenica. Vi lascio a questo video, dategli un'occhiata. Se vi piace, ovviamente lasciate il like, poi ci iscrivetevi al canale. Presto magari conoscerete pure il canale di Domenico, dove apriremo probabilmente un canale, non vi anticipiamo nulla però, dove sarà allenamento e pesca, vabbè, ma questa è un'altra cosa. Quindi vi invitiamo a guardare e a seguire me e Domenico. Tu hai da dire qualcosa Domenico? No, niente. Che dici, ci andiamo a fare una pescata di seppia adesso? Sì, ci proviamo un po'. Ok, ci proviamo un po', ok? Alla prossima pesca! Alla prossima! Cioè, in che senso? Dipende da come il mare ci vuole l'amo, in che senso? Dimmi. Non ho capito bene. L'esca, scusami. Allora, dimmi, il verme quando si usa il verme? Quando l'acqua è limpida e quando c'è mare caldo. E quando c'è? Quando c'è mare mosso, perché l'acqua è torbida, si vede più il movimento del pesciolino finto. Ah, ok. Perché e il mare è agitato. Ma perché il pesciolino finto è più colorato, diciamo. No, lo riesci? È colorato, no. Va inverso nell'acqua. Ah, ok. Ah, in base perché a quello. Mario, quindi in base a quello si sceglie. Vabbè. Ma ti dico una cosa che Domenico non ha detto. Le secche, proprio a calmo calmo si fa il mare. Ah, ok, si pescano quando è calmo? Quando è agitato no? È acqua limpida. No. È acqua limpida. È acqua limpida? Mamma mia, questa è stata una grande cosa che ho scoperto oggi. Tu hai da dire qualcos'altro, Flavio? Dimmi, sì, dimmi. Come si chiamavano quei vermi che aveva detto il tuo amico? Napoletani. Ah.
vermi napoletani. Ma perché che c'erano vermi napoletani pure? E come sono sti vermi napoletani? I pastoresi come sono? E come sono, scusa? Che ne sono? Sono di colore giallo. Sono di colore giallo. Giallo, i napoletani come sono? Colore verme normale. Marrone. Però molto meno. Insegnami quali sono i tipi di pesca. Vai, spara. Allora, via. Spinning, ok. Spinning, che cos'è lo spinning? Vabbè, immagino sia il mulinello che gira veloce. Sì, okay. con i pesciolini. Ok, poi, via. Poi, bollettino, che si fa dalla barca. Sì, è proprio la tipologia di pesca, sì. Ok? Poi? Guarda i video pure. Poi vertical. Il vertical quale sarebbe? Si prendono pesci pure da barca, cerne, ricciole, pesci. Ma vertical, che vuol dire vertical? Perché si prende una canna pesante, okay, con un artificiale finto, okay, e si cala. Capito? Si cala. Ok, giù. Verticale, perciò poi alti. Ok. Ha il movimento solo in verticale, anziché il movimento, diciamo, normale della canna. Ah, ho capito. Poi c'è lo spinning al tonno. E quale sarebbe lo spinning al tonno? Una canna sempre pesante con un artificiale che poi si fa tra novembre, dicembre, settembre, ottobre. Poi c'è la pesca. E poi che si fa con il motoscafo? Il motoscavo, non il motoscafo. Il motoscafo. Mm-hmm. Quando vedi saltare i tonni, motoscafo, non motoscafo. Acceleri i motori. Sì. E ci vai dietro. Quando sei vicino, ci lanci la canna. E poi recuperi veloci. Ah, okay. E certe volte a bocca. Mia mamma mi fa della colpagna che no. Va bene. Col cognac. Dobbiamo conoscere qualcos'altro, Domenico, sì, della pesca. Poi c'è il surf casting. Cioè? Che si fa da riva. Poi c'è la bolognese. Sì. Ma come sarebbe la bolognese? La bolognese c'è un filo, un galleggiante e un terminale fino dove c'è un amo e si usano i bigattini. Ok. E si prendono tutti i tipi. Ok. E poi il surf casting. Il surf casting? Sì. E quale sarebbe? Ci vuole una canna grossa che dura tanti grammi. Un peso grosso di piombo, si mette un piombo, okay. In base da come il mare, okay. E si mette alla fine un verme. Però è una lenza, ci possono essere lenze a un amo, due, a tre o a quattro. E dolce dov'è? Basta. Grande, grazie di questa lezione.